Buonasera, dunque, adesso condividerò il mio schermo. Ok, oggi avremo un incontro, anche in parte laboratoriale, riguardante Mix and Match. Mix and Match è lo strumento che state vedendo a schermo e che magari Stefano potrebbe linkare in chat, così non devo aprire la chat. E, è uno strumento, diciamo, esterno a Wikidata, nel senso che, come vedete, è un sito distinto da Wikidata. Questo è il link, appunto, mix-n-match.toolforge.org. Su Toolforge stanno molti tool relativi ai progetti Wikimedia in generale e in particolare anche relativi a Wikidata. Ad esempio, Quick Statements, di cui abbiamo parlato in altre occasioni, è quickstatements.toolforge.org. Quindi, appunto, su Toolforge stanno molti tool relativi al mondo dei progetti Wikimedia. E appunto, Mix and Match, di cui potete, diciamo, usare l'interfaccia in italiano, ma anche in inglese o in altre lingue, teniamola in italiano, è uno strumento, che può elencare le voci di alcuni database esterni, appunto definiti cataloghi, qui vedete poi la dicitura cataloghi, e permette agli utenti di abbinare alle voci di Wikidata. Sì, adesso di solito si direbbe elementi, poi magari correggo la traduzione. Di solito per Wikidata si parla di elementi. Poi c'è un manuale, ovviamente viene suggerita come alternativa OpenRefine, e poi ci sono altre cose. Ok. Qual è la differenza, visto che qui si parla anche di OpenRefine, tra Mix and Match e OpenRefine? Mix and Match, diciamo, consente agevolmente a più persone di lavorare online in contemporanea su l'interconnessione a Wikidata anche, diciamo, di uno stesso sito contemporaneamente e, diciamo, in modo distribuito nel tempo. E, diciamo, Mix and Match tende a presupporre che almeno una parte del sito che si sta andando a connettere con Wikidata abbia già un corrispondente in Wikidata, cioè è utile usare Mix and Match non tanto se io ho un intero set di dati, tutto da riversare in Wikidata, che so, un database di tutte le biblioteche della Campania. Se non ce n'è neanche una in Wikidata, probabilmente è meglio usare OpenRefine. OpenRefine è più adatto per, diciamo, import massivi. Per import massivi in cui appunto io ho dei dati pregressi e li devo riversare in Wikidata. Se invece devo abbinare un sito magari anche, diciamo, con non moltissime informazioni, che però mi interessa avere abbinato a Wikidata, e almeno una parte di questo sito, almeno una parte delle entità descritte in questo sito sono già presenti in Wikidata, allora lo strumento ideale è Mix and Match, cioè che mi aiuta anche per quelle entità che sono presenti non solo in quel sito, ma anche in altri siti, diciamo, a creare nuovi elementi di Wikidata che mettano assieme le informazioni da più fonti, che quindi nascano già basandosi non soltanto su un'unica fonte, ma su più di una. E quindi, appunto, diciamo che, siccome comunque, ad esempio, se noi lavoriamo su un authority file di una biblioteca, una buona parte degli autori, ora la percentuale è variabile, però diciamo una buona metà degli autori verosimilmente è già in Wikidata. Poi ovviamente un conto è una biblioteca italiana, un conto è una biblioteca macedone e un conto sarà una biblioteca sudafricana, però diciamo, siccome comunque una certa percentuale degli autori di questo authority file sarà già presente in Wikidata, lo strumento migliore è probabilmente appunto Mix and Match. Ora, in Mix and Match, appunto, vedete una serie di cataloghi. Ad esempio, non ho ancora guardato questa enciclopedia d'arte italiana che è nato molto di recente e comprende 322 schede, che poi sono distribuite in questo modo, ma adesso ne parleremo.
prima magari di parlare di come sono fatti i cataloghi, lascio a Stefano la parola per, diciamo, brevi cenni a come si crea un catalogo di mix and match, che è una cosa che, diciamo, in realtà non è strettamente necessario che sappiate fare, perché poi alla fine, una volta che una persona che lo sa fare crea il catalogo, poi c'è da lavorarci per settimane o mesi o anni, quindi, diciamo, alla fine l'aspetto poi più importante di mix and match è saperci lavorare, che è peraltro molto facile. Però, diciamo, ovviamente serve comunque qualcuno che importi un catalogo, ed è comunque interessante sapere come nasce, quindi appunto io lascerei la parola a Stefano per questa parte. Interrompo la mia condivisione. E io prendo parola e video per dare un po' un'idea di questo, di quanto ha detto Camillo adesso, vale a dire quello che lui ci ha spiegato è la possibilità che appunto qualcuno, ecco, ci è riuscito a darmi mix and match, qualcuno costruisca un catalogo e molti lavorino, potenzialmente molti, e questo è l'aspetto cooperativo più interessante sicuramente. Ma come si vede qui, per esempio, tra i cataloghi recenti che cambiano continuamente perché c'è sempre qualcuno che ne aggiunge, ce ne sono di vario tipo. Ce ne sono alcuni che non hanno particolare, possono non avere particolare interesse per ciascuno di noi, perché magari non siamo per niente legati al mondo del cinema. Possiamo essere invece più interessati, per esempio, all'Enciclopedia dell'Arte Italiana, uno perché siamo italiani, due perché ci potrebbe anche fare piacere lavorare su questi identificatori di artisti. D'altra parte, per esempio, se siamo proprio del GW MAB, questi due cataloghi recenti fatti 2 giorni fa, anzi, se non sbaglio, ieri da Camillo, caricati a Camillo, sono in realtà dati che ho costruito io, no? Fanno parte del progetto di collegamento di tutti gli IRIS italiani a Wikidata. Come ho estratto questi dati e come ho costruito le tabelle? Allora, il modo di estrarre i dati dai vari siti IRIS di queste università di Udine e Trieste, a parte che sono terribilmente simili e quindi il lavoro si riduce a una fatica, diciamo, però in sostanza vuole essere, punta a costruire una tabella molto semplice. La prima colonna di questa tabella è l'identificatore dell'IRIS e di quell'autore in IRIS, la seconda colonna è il suo nome, la terza colonna è la descrizione, ammesso che esista, sia possibile darla. Poi ci sono anche altre colonne a cui accenno rapidamente dopo, ma che la sostanza rimane questa qui, identificatore, nome e descrizione. Il nome è quello che, con cui il processo di riconciliazione automatico cerca di arrivare al match e riuscirà con certi accorgimenti a arrivare fino a un certo punto. E sarà comunque quello, insieme alla descrizione, che ci aiuta a lavorare su mix and match per poter arrivare a segnare l'elemento Wikidata corrispondente, se esiste, o addirittura crearne uno nuovo. L'identificatore deve essere, se possibile, meglio, associato a una proprietà di Wikidata. Per esempio, IRIS Università di Udine corrisponde, se andiamo a guardare dentro il catalogo Mix and Match, alla proprietà P10506 che vedete qui in fondo a questo menu. Scusate se lo schermo è piccolo perché sto lavorando con un portatile un pochino limitato. Tutte le altre voci che sono qua si spiegano poi abbastanza facilmente. Ma quando esiste qui la proprietà, chiaramente ogni volta che facciamo un match c'è l'associazione tra l'elemento Q che ha la proprietà P10106 e l'identificatore, in questo caso l'università IRIS dell'Università di Udine, che sarà un certo diciamo, numero, tipicamente può essere un numero, tipicamente comunque un identificatore univoco, no? Ecco che a questo punto ci ritroviamo con la possibilità appunto di fare il lavoro su queste sezioni del catalogo, che cambiano costantemente diciamo così,
da minuto a minuto se qualcuno ci sta lavorando, e quindi l'aggiornamento, come dice qui, è l'aggiornamento dei numeri, delle percentuali e quindi del lavoro fatto. Ma è da sottolineare, e prima di passare alla spiegazione di tutte queste parti, che faremo nella terza parte del nostro incontro, che appunto tutte le voci entrano appunto in confronto con Wikidata in un modo o nell'altro. C'è la possibilità anche di costruire in modo diverso l'input a mix and match, questo potrebbe fare parte di un discorso avanzato, quindi non lo farei adesso, però che sono due metodi diversi, uno che fa, lo accenno giusto per rendersi conto della, diciamo, complessità, comunque delle capacità di questo tool. Uno è quello di agganciarsi e prendere i dati non come caricamento, come faremmo noi con il nostro file tabella attraverso un upload, ma li va a leggere da un Google Sheet, no? Da un file tipo Excel che possiamo mettere su Google. E l'altro modo è quello di fare direttamente la connessione al sito dove questi dati sono esposti, e questo è anche un altro metodo molto interessante, ma che probabilmente, a mio parere, è meno potente di altri, e comunque richiede una certa attenzione, diciamo, per comprensione del meccanismo per poterlo fare funzionare. Direi che, se Camillo vuoi, puoi andare avanti con la terza parte, salvo, forse posso aggiungere questo un attimo solo. E qui in importare trovate non solo come si importa, come si fa un upload, cosa che ha una sua, diciamo, certa complessità come spiegazione, ma che si semplifica moltissimo se voi mettete la proprietà, per esempio la P10506 è quella proprio che abbiamo visto prima, e quindi tutti i campi ci vengono riempiti e veniamo aiutati, no? Però qui in alto c'è una I blu che ci porta al manuale di questa operazione. Quindi ci spiega come si possono costruire queste tabelle per fare l'upload che dicevamo prima. You can import CSV, comma separate, or TSV, tab separate data, eccetera, eccetera. E come sono fatte tutte le colonne è spiegato in questa sezione qua. Non starei a, diciamo, di spiegarlo troppo, però qui si vede per esempio come è possibile passare delle date di nascita e di morte in modo, in un determinato formato, e come quindi si può aiutare Mix and Match a svolgere non solo i match, ma anche, per esempio, nel caso in cui dicessimo crea questo elemento perché non esiste, a portare dentro la sua data di nascita o la sua data di morte senza che ci sia un lavoro, diciamo, poi manuale che dobbiamo effettuare noi. E comunque la creazione ci risparmia sempre una buona parte di lavoro, e grazie alla recente, diciamo, risistemazione di Mix and Match è diventato, a mio parere, molto più veloce di prima questa operazione. Mi fermo, Camillo. Allora, condivisione schermo. Sam. Quindi, sempre dalla pagina principale. Allora, nella pagina principale noi troviamo, vedete appunto i due tastini di cui parlava Stefano, questo che ha mostrato che serve per importare appunto un catalogo avendo un file TSV o CSV, quindi appunto i dati in un formato tabellare. Oppure invece lo scraper interno Mix and Match, che permette di fare lo scrape direttamente dal sito, ovviamente avendo anche qui delle conoscenze, insomma, anche di HTML rilevanti. Quindi adesso omettiamo queste parti. Del resto, appunto, basta avere una persona che sappia arrangiare i dati nel formato giusto, e poi appunto l'importante alla fine è lavorare sul catalogo una volta che esiste, visto che di lavoro ce n'è. Vedete i cataloghi raggruppati, qui vedete per gruppi, quindi appunto ci sono dei gruppi, diciamo, tematici. Biography è probabilmente quello più ampio, cioè cataloghi relativi a persone.
Qui ci sono altri raggruppamenti, sempre tematici, ma di tipo leggermente diverso. Ok, poi mi pare che ci sia anche, esatto, cioè, vedete, Catalogs by Property Class, quindi è un raggruppamento tematico, oppure c'è anche Catalogs by Country, e quindi qui li associa a un paese, più o meno. Vedete che l'Italia, peraltro, è anche abbastanza in alto, anche grazie al nostro lavoro. Gruppi principali sono stati fatti dagli utenti, ci sono altri raggruppamenti di cataloghi fatti in senso lato, maps, questo peraltro, però appunto nella maggior parte dei casi comunque voi sapete quale catalogo vi interessa, e quindi, sperando che la mia connessione regga, e quindi andate qui dove c'è ricerca cataloghi e cominciate a digitare il vostro catalogo. Ad esempio, possiamo digitare come catalogo quello della Biblioteca Vaticana delle Persone, vedete VCBA People, clicco sul blu ed entro nel catalogo in questione. Importato dall'utente Bargioni, breve descrizione, e appunto parliamo adesso, come dicevo prima, di questi qua, di queste cinque suddivisioni. Queste cinque suddivisioni, di cui in realtà quella centrale, cioè Now Wikidata, è obsoleta, serviva nei primi anni di Mix and Match per dire questa entità presente nel sito, in questo caso della Vaticana, non esiste in Wikidata, vada creata, ma non ho voglia di farlo adesso e quindi lo farò in futuro. Ora diciamo questa no Wikidata resta soltanto così per bellezza, fini storici, ma non è pizzabile, quindi se un elemento ritengo che vada dato, o lo creo oppure resta lì e diciamo non c'è più questo step intermedio. Quindi di fatto le classificazioni che ci interessano sono le prime due e le ultime due. Non applicabile a Wikidata, diciamo, ha un uso abbastanza semplice, anche relativamente raro. Serve per indicare che una determinata entità presente nel sito non deve essere abbinata a Wikidata, non può essere abbinata a Wikidata. Questo può avvenire per vari motivi. Un motivo è che, ad esempio, che so, il sito esterno si è accorto che quella voce non doveva esistere perché era un duplicato, perché aveva altri problemi, e l'ha cancellata. Quindi, ovviamente, se sta cancellata sul sito esterno non si può connettere a Wikidata, oppure perché quella voce è un indirizzamento, per dire, e quindi anche in quel caso non va connessa a Wikidata, o per altri motivi, non è comunque un'evenienza frequente, però appunto può accadere che per uno di questi motivi, di solito perché la voce è stata cancellata o trasformata in un reindirizzamento, appunto non può essere connessa a Wikidata. Però appunto le tre grandi suddivisioni sono abbinati manualmente, abbinati automaticamente e non abbinati. Gli abbinati manualmente sono gli abbinamenti ormai sicuri, che sono già stati fatti, che quindi in generale non si toccano più. Quindi diciamo questa parte qui è la parte a posto. Le parti su cui si lavora sono invece gli abbinati automaticamente e non abbinati. Gli abbinati automaticamente sono abbinamenti che Mix and Match, diciamo, ritiene possibili sulla base di solito di nome coincidente con l'elemento di Wikidata. Mostriamo degli esempi, entriamoci dentro. In base, diciamo, al fatto che il nome sia simile o uguale, Mix and Match ritiene l'abbinamento probabile. Ora, in questo caso, proviamo un attimo con questo Giovanni Battista a Prato. Io ho questo tastino per cercare i record bibliografici, no? Nella Vaticana non sarebbe così facile. Lo stemma del comune di Rovereto. Ok. Una sola opera che è lo stemma del comune di Rovereto. Ora, visto che quest'uomo è stato membro di un Reichstag, sembra che sia vissuto, diciamo, dalle parti comunque, Segonzano, Trento, sì, direi che
direi che siamo sulla giusta pista, controlliamo nel VIAF se coincide quest'opera. Dunque, vediamo un po' se si parla di Rovereto, non si parla di Rovereto, che peccato. Però, peraltro invece qui ci sono altre due opere, ma che cosa c'è qui della Vaticana? Ah, qui c'è un Giovanni Prato, ah però. Potrebbe anche essere un duplicato nella Vaticana. Allora, adesso qui si potrebbe cercare dentro SBN se compare quest'opera. Mostriamo un esempio di indagine su un abbinamento. Allora, barone di Segonzano, deputato al Parlamento tedesco, comparirà Rovereto? Vediamo un po'. Non compare. Quindi qui il dubbio ci resta e l'abbinamento in conclusione mi sa che non lo facciamo, peccato. Sembravamo andarci, oddio, in realtà è molto probabile, Molto probabile perché comunque ha vissuto in Trentino, però diciamo passiamo oltre e proviamo a cercare qualcos'altro, scendiamo un po' nella pagina, vedete che ci sono anche abbinamenti sostanzialmente impossibili che a volte uno si chiede come mai vengano offerti, no? In realtà un senso c'è, però insomma questo è un abbinamento che... Mentre invece vedete che questo è un abbinamento buono. Questo qui è un abbinamento buono, giurista arabo, vedete 985-1065, 985-1066, qua sono fatto in automatico perché era disturbato dalla presenza di abbinamento buono, io lo posso confermare. Quando io confermo l'abbinamento, vedete che mentre quando io lo rimuovo mi diventa non abbinato, quando io lo confermo mi dice che appunto l'abbinamento l'ho fatto io, mi dà la possibilità di rimuoverlo se mi sono sbagliato e se io entro nell'elemento in questione, vedete che è comparso l'identificativo della Vaticana che io ho aggiunto. Già che ci sono posso tirar fuori anche qualcosa dal via. Piccola soddisfazione, tiriamo fuori Fires che abbiamo mostrato nello scorso incontro di una settimana fa e se io vado in cronologia posso vedere che l'identificativo della Vaticana è stato aggiunto un minuto fa e vedete che c'è questa etichetta Mix and Match 1.0 che mi fa capire che appunto è stato aggiunto tramite Mix and Match. Quindi appunto avete visto come in realtà forse dell'abbinamento manuale doveva parlare Stefano, però vedete come se l'abbinamento è scorretto lo si rimuove, se l'abbinamento è corretto lo si conferma, d'altronde non c'è non ci sono molte altre possibilità, quindi è un'operazione relativamente facile e quindi dagli abbinati automaticamente se io rimuovo l'abbinamento passa qui sotto nei non abbinati. Se io invece confermo l'abbinamento, passa qui sopra negli abbinati manualmente. I non abbinati, quindi come si comprenderà, sono quei casi in cui Mix and Match non è stato in grado di suggerire un abbinamento, oppure Mix and Match l'ha suggerito, ma qualcuno ha detto che era sbagliato e l'ha rimosso. Vedete che ovviamente dove ci sono questi iniziali c'è anche poco da fare, quindi le passiamo un po', però vedete che ci sono anche cose, o meglio in questo caso persone, in realtà potenzialmente abbinabili. In quasi tutti questi casi, verosimilmente in Wikidata, queste persone non esistono, potrebbero esserci dei casi in cui invece esistono, ma hanno una forma del nome leggermente diversa, e quindi bisogna fare attenzione a non duplicarle, perché diciamo il fatto che siano qui nei non abbinati non è garanzia al 100% certa che queste persone in realtà in Wikidata non esistano. Come avvengono gli abbinamenti manuali? O nel modo in cui abbiamo visto, cioè appunto io confermo un abbinamento che Mix and Match mi dava come automatico, oppure io creo un nuovo elemento, di questo parliamo dopo, e quindi nel momento in cui creo il nuovo elemento, quel nuovo elemento nasce abbinato a una pagina di Mix and Match, oppure in realtà si hanno abbinamenti manuali anche
per mezzo di dei meccanismi che sono in siti mix and match, che si basano, ecco qui vedete degli esempi, si basano su sulla coincidenza, ecco qui vedete degli esempi efficaci, tra il nome, vedete tipo Francesco Aguglia nella Vaticana, Francesco Aguglia in Wikidata, anno di nascita uguale, anno di morte uguale. In questo caso appunto Mix and Match fa un abbinamento automatico tramite nome e date, quindi ritiene che sostanzialmente non serva che l'umano vada a verificare un abbinamento del genere, la percentuale di errore è effettivamente bassissima, perché insomma sono estremamente rari i casi di persone perfettamente omonime nate e morte nello stesso anno, anche se diciamo quando accadono poi sono dolori, però diciamo sono una percentuale talmente bassa che insomma questi abbinamenti possono essere considerati sicuri. In realtà questo non è proprio l'unico meccanismo con cui Mix and Match fa abbinamenti sicuri. Mix and Match fa abbinamenti sicuri anche quando il catalogo fornisce solo la data di nascita, ma con precisione giorno. Quindi se io avessi Francesco Aguglia nato il 3 febbraio del 1852 in Wikidata e Francesco Aguglia nato il 3 febbraio del 1852 nella Vaticana, anche in assenza dell'anno di morte, Mix and Match farebbe comunque un abbinamento sicuro. Quindi appunto gli abbinamenti sicuri si fanno con nome uguale e o anno di nascita e anno di morte uguali, oppure con data di nascita uguale però con precisione giorno, quindi con giorno di nascita uguale. Questi sono i meccanismi con cui Mix and Match fa degli abbinamenti sicuri. Ovviamente la percentuale di questi abbinamenti sicuri varia sensibilmente a seconda che il catalogo sia ricco o povero di date, e ovviamente anche a seconda del fatto che le persone presenti in quel catalogo siano più o meno già state coperte in Wikidata, perché io posso avere uno splendido catalogo con moltissime date di autori georgiani, ma se su Wikidata questi autori georgiani sono scarsamente presenti, l'abbinamento non si fa. Ovviamente avendo delle date sarà facilitato nel crearli ex novo, però appunto perché ci sia un abbinamento sicuro devo avere da un lato un catalogo con dati molto buoni, e dall'altro diciamo delle corrispondenze già presenti in Wikidata, se no al massimo posso andare ovviamente a creare questi nuovi elementi. E quindi appunto sugli abbinamenti automatici sicuri, appunto un conto sono gli abbinamenti automatici sicuri, che sono quelli che avete visto qui, e un conto sono gli abbinamenti automatici da confermare, che sono invece quelli su cui poi appunto si va innanzitutto a lavorare. Innanzitutto in generale si lavora sugli abbinamenti automatici da confermare o da smentire, e poi in secondo luogo, ma volendo anche contemporaneamente, si lavora sul creare i non abbinati, che è un lavoro diciamo più impegnativo, ma ovviamente anche esso necessario, perché se no questa roba resta qui e quindi appunto sono entrambi lavori da svolgere. Lascerei la parola a Stefano per parlare di cosa vuoi parlare, Stefano? No, proseguo in questa linea dando alcune altre piccole idee che fanno capire un pochino meglio quello, cioè meglio, l'hai già fatto benissimo per carità, ma possono aiutare a capire alcune altre questioni, no? Allora, intanto avrete notato questo piccolo problema, diciamo, di equivocità tra il concetto di match manuali e quelli che ha fatto automaticamente Mix and Match. Consideriamo, diciamo, non bisogna fermarsi a questo problema, pensare semplicemente che i match che chiama manuali sono quelli robusti, quelli definitivi, no? E mentre quelli che sono da abbinare e che vengono fatti in un modo o nell'altro, sono fatti la macchina con per esempio il match del compleanno, sono altrettanto importanti e validi come quelli che facciamo noi quando andiamo a cercare un altro fattore di match, oltre che il nome, a volte è solo somigliante, andiamo per esempio a cercare
un match sulle opere, che possono essere appunto quelle, nel caso concreto, l'ha fatto vedere un pochino prima, ho cercato di farlo vedere prima Camillo, le opere che sono raccolte nel catalogo della Vaticana e quelle che per esempio stanno nel Via Foltrone, no? Quindi questa è un'operazione in cui la capacità di confronto supera i possibili algoritmi. Un giorno che ci fossero gli algoritmi della famosa intelligenza artificiale andasse più avanti, probabilmente i match manuali aumenterebbero, a noi resterebbe comunque una parte, no? E la parte che cerca di risolvere quelli dubbi e la parte che invece crea da zero perché non esiste. Resterà sempre, presumo, io sostengo che praticamente ci sarà sempre una coda, diciamo, di elementi che non fanno match e che forse non vale neanche la pena creare nella misura in cui sono quelli che non hanno fatto altro e che sono solo presenti nel catalogo della Vaticana in questo caso, no? Perché alla fine non legherebbero. Però può valere sempre la pena perché non lo sappiamo se in futuro legheranno o non legheranno. E quindi se abbiamo elementi sufficienti e c'è questa notability che in genere un catalogo di biblioteca assicura, no? Tanto vale. Elementi sufficienti, intendo dati sufficienti per descrivere questo autore, tanto vale effettivamente crearlo. Sapete, forse avete già sentito dire, che io uso la metafora dantesca, no, di paradiso, inferno, purgatorio per spostare da stato a stato, da cambiare di stato degli elementi che stanno in un catalogo mix and match, no? Però l'abbiamo visto in fondo, il paradiso è quello appunto della la voce in alto, in purgatorio ci sono quelli che possono passare in paradiso o addirittura finire all'inferno, però non regge più il paragone perché noi possiamo portare dall'inferno in paradiso un elemento perché glielo troviamo il corrispondente Wikidata oppure perché lo creiamo. Attenzione agli errori, vale a dire, succede che io posso associare, fare un'associazione e poi mi pento, mi rendo conto che non è vero. E mi attrae la somiglianza o addirittura l'uguaglianza del nome, però poi ci sono elementi fattori che mi fanno dire no, non ci siamo, no? Oppure che scopro che è stato fatto da qualcuno un errore e lo devo sistemare io. E come quindi si torna indietro nel caso di un elemento con catalogo mix and match? Bisogna tornare indietro sia sul fronte Wikidata che sul fronte mix and match. Se non torniamo indietro su tutti e due, può ritornare a galla il problema e quindi abbiamo sprecato la nostra correzione, no? E quindi annotiamoci i vari numeri in gioco e affrontiamo la cosa. Nel caso, appunto, lato mix and match, dobbiamo appunto rimuovere il link, il legame fatto, ma questo non pulisce la proprietà nell'elemento Wikidata e quindi quello dovremmo andare a farlo a mano. Quali sono invece i tipici casi, almeno nel lavoro, in ambito di un catalogo relativo alla biblioteca, che possono portare a no Wikidata? E io direi che, sommato, i più frequenti sono due. Quando quel catalogo è stato costruito, possono essere nati senza volere, per errori nell'OPAC, nel lavoro di catalogazione di quella biblioteca, voci che non sono in realtà nomi di persona. Per esempio, succede che un ente è stato definito come persona e invece non lo è. E questo potrebbe indurci a fare un match, magari con l'elemento giusto, per carità, no? Però siccome la proprietà parla di personal name, questo non è un corretto match. Se la proprietà parla di personal name, ovviamente, quindi bisogna che non venga preso in considerazione, andrebbe messo in mix and match, andrebbe messo nel settore no Wikidata. Oppure è un nome titolo, che in fondo è un personal name, però se la proprietà appunto è solo persone, questo nome titolo non va associato perché non è una proprietà relativa a opere. E un altro caso è quello dei soggetti, che abbiamo dovuto fare un lavoro pesante, per esempio, della Biblioteca Nazionale Israeliana, perché c'erano stati molte associazioni fatte, non so se manualmente o meccanicamente, ma appunto relative al nome, ma come soggetto.
e quindi bisognava, diciamo, tornare indietro. Erano alcune migliaia, è stata un'operazione abbastanza, per fortuna, abbastanza automatizzabile, però impegnativa, no? Quindi non mettiamo, se la proprietà parla di personal name, non associamo soggetti nel caso in cui ci fossero somiglianze o addirittura uguaglianze. E questo ci aiuta a capire effettivamente come la prudenza in tutte queste operazioni è sufficientemente, in un certo senso non è mai troppa, no? Perché la qualità del lavoro che viene fuori è importante, e Wikidata ha un ruolo veramente, veramente significativo in questo, e bisogna continuare a mantenerlo per non essere, per non fare un lavoro, diciamo così, troppo superficiale, che poi si propaga, c'è il rischio che si propaghi nei cataloghi del giro per il mondo. Altre cose su questo argomento? Forse no, se Camillo vuole andare avanti con... Oppure, sì. Oppure si possono fare alcuni esempi ancora concreti proprio su, magari sull'enciclopedia di arte che abbiamo visto prima, se preferisci. Se ti... Allora, adesso potrei mostrare magari un esempio di creazione, un esempio, sì. Allora, beh, potrei mostrare magari prima, dovreste sì rivedere il mio schermo, prima potrei rimostrare magari un esempio dell'uso invece del mix and match gadget dentro Wikidata, anche se anche quello è abbastanza intuitivo, però vediamo un attimo se riesco a trovare un esempio carino, tipo questo Paolo Abbati Marescotti, magari è un match buono, vediamo un po', ritentiamo quello che ho provato prima. Allora, Paolo Abbati Marescotti, quali record bibliografici ha? 1, Ermenegildo Tragedia, sì, è tragediografo di Agnes, sì. Quindi questo è buono. Ecco, peraltro lo vedete anche qua, nel momento in cui io apro l'elemento, no? Ecco, così mostriamo direttamente il mix and match gadget. Vedete, io l'abbinamento lo posso fare da qua, no? Potrei andare a confermare qui. Oppure nel momento in cui io apro l'elemento, il mix and match gadget, che è un gadget che si attiva nelle proprie preferenze, mi mostra tutte le voci dentro Mix and Match che sono o già state abbinate, e allora vedete che c'è la spunta, io non le tocco più perché sono appunto quelle che su Mix and Match sono gli abbinati manuali, quindi queste quattro qua, le prime due e le ultime due sono già a posto. Questa qui al centro io al solito la posso confermare oppure rimuovere. Questo rimuovi è un tastino che si attiva sempre nelle preferenze, e comunque appunto se usate quell'insieme di gadget che noi del gruppo consigliamo, quindi consigliamo nella pagina dell'editato mensile, ormai la menzioniamo ogni volta, è questa pagina che trovate qua, vedete questa lista di gadget qui, in questa lista di gadget ci sono anche il mix and match gadget e quest'altra riga che ha fatto Stefano, che permette di avere anche il tastino rimuovi. Ecco, quindi io da qui posso proprio confermare questo match della Vaticana, e una volta che l'ho confermato l'effetto è lo stesso che se io l'avessi confermato su mix and match, cioè se io vado in cronologia vedo che l'ho aggiunto. In questo caso, ecco, anziché avere l'etichetta mix and match gadget, scusate, Mix and Match 1.0, ho questa scritta qua, Match to Mix and Match, e questa è la voce di Mix and Match using Mix and Match Gadget, e quindi appunto vedete che in cronologia ho comunque questa cosa tracciata, e poi ho qua sotto, non si è aggiunto, perché lo devo aggiornare, scusate, eccolo qua, e infatti ho la Vaticana che si è aggiunta anche qui, e infatti, se no me l'avrebbe data anche da aggiungere tramite via. Ah, peraltro è scritto in italiano, quindi perché ci siamo. Mettiamo che è scritto in italiano. Ok, e quindi questo era anche per dire, quindi appunto il Mix and Match Gadget, che è molto utile, permette di, diciamo, fare lo stesso lavoro che io faccio tramite Mix and Match attraverso Wikidata, con una differenza importante, cioè mentre se io agisco a partire da Mix and Match in generale
agisco a partire da un certo catalogo, quindi dico facciamo una serie di autori della Vaticana, di ISBN, della mia biblioteca, eccetera, eccetera, se invece io passo attraverso l'elemento di Wikidata, agisco in modo trasversale ai cataloghi, cioè dico, mi trovo di fronte a una serie di abbinamenti, proviamo ad entrare in questo qua, anche se è arabo e non ci capirò niente, ecco, tipo, mi trovo davanti questa persona, una serie di abbinamenti possibili, alcuni già fatti, vedete, questo è già fatto, anche questo qui è già fatto, altri invece non sono già stati fatti e quindi io mi chiedo in modo trasversale se tutti questi abbinamenti siano corretti o meno. Ora, in questo caso abbiamo a che fare con un linguista, quindi comunque il nome è uguale. Se io entro tipo nel catalogo giapponese e vedo che le opere sono di linguistica, ammesso che io capisca che sono di linguistica perché sono in arabo, e quindi ovviamente questo è un limite importante, però se io uso un traduttore automatico e cerco di capire che siano opere di linguistica, cosa, oddio, quasi parla di grammatici, certo, quasi parla di traduzioni, però insomma, ecco, e qui ovviamente tendenzialmente per prudenza non farei nulla, però ecco, vedete un buon esempio di come appunto il Mix and Match Gadget mi permette di lavorare in modo trasversale ai cataloghi, quindi io sono su una persona che mi interessa, non necessariamente una persona, può anche essere l'elemento di una città, oppure di un evento, oppure anche di un tema, tipo che so, poesia, poesia greca, poesia comica greca, e mi trovo trasversalmente ai cataloghi degli abbinamenti possibili che posso appunto confermare o rimuovere. In questo caso non farò nulla. Ora invece vediamo degli esempi di creazione. Allora, partiamo sempre dalla, cioè vediamo almeno uno di esempi di creazione. Partiamo dalla Vaticana, andiamo sui non abbinati, scendiamo un po' oltre le simpatiche iniziali puntate e proviamo con uno di questi, ad esempio, beh, Nicola Abate mi pare troppo audace, proviamo con questa Aline Louise Abba Eccerli, che non so nemmeno se la troveremo altrove, magari sì. Che cos'ha nella Vaticana, giusto per vedere con chi abbiamo a che fare? Un record. Oh, ma che bello, è un'opera di storia romana degli anni 30. Ok, potrebbe essere presente altrove allora. Io posso entrare dentro, ecco, vedete c'è questo hashtag scomparsa, c'è questo hashtag scomparsa che mi permette di entrare specificamente nella pagina che è nella pagina di Mix and Match che è dedicato a questo ID. Vedete, questa è una pagina all'interno del catalogo della Vaticana relativa a questo ID della Vaticana, che sappiamo che è un umano e non sappiamo nient'altro. Vedete che la descrizione del catalogo, questa, qui ci sarebbero ad esempio le date se esistessero, oppure diciamo qualunque informazione che il catalogo mi dia, invece in questo caso è vuota. Posso cercare l'elemento in Wikidata per vedere se è presente, non è presente. Provo anche togliendo il secondo nome, non si sa mai. Ecco, togliendo il secondo nome mi vengono fuori delle cose, vedete che mi vengono fuori delle cose, che sono articoli suoi, perché vedete in Wikidata sono presenti in questo caso articoli suoi, direi 8 probabilmente, 8 articoli o recensioni di suoi libri, quindi insomma in realtà è una persona nota, però non c'è comunque il suo elemento. Possiamo anche fare una verifica, tipo se io entro in uno di questi, vedete che è presente come stringa del nome, quindi appunto non è presente come elemento. Allora cosa posso fare? Se io scendo giù nell'elemento, posso vedere risultati di altri cataloghi, qui mi dice nessuno, quindi peccato. Questo tastino potenziale elementi da creare mi dà in questo caso solo lei. Se io però ho dei dubbi sul fatto che magari oltre che nella Vaticana possa essere presente anche altrove, posso usare la ricerca interna di Mix and Match, perché vedete con questo metodo io sono andato su questo potenziale elementi da creare, mi dà soltanto diciamo le altre voci di altri cataloghi presenti in Mix and Match che hanno quell'esatta forma del nome, quindi diciamo l'unico catalogo ad avere questa esatta forma del nome, Aline Louise Abba Eccerli, o comunque si pronunci, è la Vaticana. Però se io ad esempio penso che altri cataloghi possano avere una forma
come Aline, ABBA, Ekerly o forme simili, è meglio che io vada nella ricerca interna di mix and match, che è un po' lenta, quindi ci dà intanto il tempo di riflettere e di cercarla dentro. Ah, non è troppo lenta, si è velocizzata anche lei. Ecco, vedete che ci sono tanti, tanti cataloghi che hanno invece la forma Aline, ABBA, Ekerly, Boyce. Vedete? Ce ne sono tanti, mentre la Vaticana è l'unica ad avere questa forma. Posso anche fare una ricerca nel VIAF, sempre meglio senza il secondo nome, perché il secondo nome, anzi Alice, aspetta, Aline, ok, stavo scrivendo io Alice. Oh, vedete che ci sono anche tre VIAF, oh che bello, con la Vaticana che la duplica, vedete che la Vaticana la duplica, quindi abbiamo del lavoro da fare e potete anche notare che la BNF ci dà delle date, quindi adesso abbiamo tutti i dati. Cosa facciamo? Beh, partiamo da uno di questi, io direi che so così, diciamo UNZ per dire, vado su nuovo elemento e me lo crea. A quel punto copio l'ID e lo incollo su tutti gli altri. Incollato. Ripeto questa operazione fino all'esaurimento degli ID. Vedete che insomma con un nome del genere, chiaro che se fosse Nicola Rossi mi farei più problemi, ma con un nome del genere non me ne faccio granché. Ho il mio elemento al quale ho abbinato già tante cosine simpatiche. A questo punto ci metto anche i VIAF, altra cosa molto importante da fare, mettiamoci subito i VIAF. Primo VIAF, secondo VIAF che ha soltanto l'ISNI e terzo VIAF. Ottimo. Poi aggiungiamo altre informazioni, ad esempio, sesso femmina e prenome Aline, per dire. Così, tanto per cominciare. Ricarichiamo. Vedete che poi ovviamente il lavoro manuale da fare una volta creato l'elemento, cioè, è inevitabile. Aggiungiamo gli identificativi dai VIAF ed entriamo in ciò che ci dice la BNF, che ci interessa molto. La BNF ci dà tutti i dati che vogliamo. Cioè, è splendido, questo è splendido. Perché vedete, ci dà data, data di nascita, luogo di nascita, data di morte, luogo di morte, occupazione, anche paese. Quindi, a posto. A questo punto cominciamo a inserire questi dati. Beh, ha scritto in inglese, credo, no? Vediamo un po', sì, ha scritto in inglese. Quindi, ha scritto in inglese, cittadina statunitense, numismatica. Questo che sto facendo è, diciamo, il metodo di inserimento veloce che abbiamo già mostrato, si chiama appunto Quick Presets e permette di inserire molte cose che si inseriscono di frequente con maggiore velocità rispetto a quella che altrimenti avremmo. Vedete, vengono visualizzate così, ma poi quando io ricarico l'elemento va tutto a posto, quindi non vi preoccupate. È semplicemente per risparmiare tempo di inserimento, che vista la mole di lavoro da fare è sempre una cosa positiva. Ecco, abbiamo tutti i dati, ricarichiamo, vedete che tutti i dati si riordinano, vanno a posto e si riordinano appunto, e anche quelli che abbiamo inserito tramite Quick Presets ora si mostrano nella loro forma definitiva. La nostra fonte è la BNF, che io quindi vado a copiare usando Uses Ref come abbiamo mostrato la settimana scorsa. Copio, diventa verde, e vado a incollare su tutte le informazioni che ho estratto dalla BNF. Quindi numismatica, morta mobile nel 94, nata a Cincinnati nel 5, statunitense. E questo è a posto. Se io ricarico posso vedere i riferimenti che sono stati aggiunti. Eccoli qua, qua vedete un esempio di riferimento. A questo punto, ecco, l'ultima cosa da fare, che secondo me è piuttosto importante, è andare ad aggiungere le forme varianti del nome, tipo questa qui che ci dà la Vaticana, che peraltro la duplica anche, l'aggiungerei per prima, non solo sull'italiano magari, ma anche sull'inglese. Poi cosa ci dà la BNF? La BNF ci dà anche
Beh, la forma con l'iniziale puntata, cioè con il secondo nome puntato, interessante. Ci dice anche che ovviamente il secondo cognome può apparire anche con voice prima, quindi questo è interessante. E da quello che io capisco dalla BNF, sostanzialmente, se anche il vostro parere è lo stesso, di nascita il cognome di nascita è Abba Eckerly e Boyce è il cognome del marito, che è una cosa che io posso indicare. Quindi ecco, posso intanto indicare che Aline è il primo nome, queste sono proprio le rifiniture carine, Aline primo nome, Louise secondo nome, cognome Abba Eckerly è il ruolo dell'oggetto, cognome da nubile, e Boyce è ruolo dell'oggetto, cognome da sposata. Poi ricarico e direi che è venuto bene. Ah, la descrizione, ecco, scusate. Quindi, nata nel 5, morta nel 94, American numismatist, 5-94, riportiamo in italiano, numismatica, statunitense. Ok, ecco qui vedete, ecco, diciamo, qui abbiamo creato un nuovo elemento da mix and match e abbiamo anche fatto un buon lavoro, perché in questo momento abbiamo creato un nuovo elemento che interessava a ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cataloghi, anche se in realtà la Vaticana compare due volte, quindi sarebbero 9, però appunto un nuovo elemento creato molto spesso poi fa la gioia di più entità, quindi appunto non è un lavoro brevissimo, insomma io ci ho messo qualche minuto, però questo è anche un elemento venuto, diciamo, piuttosto bene, con anche proprio i giorni di nascita e di morte, quindi perfetto. Volendo posso addirittura copiare il riferimento per il fatto dei nomi dal francese, che comunque effettivamente è corretto. Ottimo. Beh, questo era un buon esempio di creazione. Adesso in realtà siamo già quasi alle 6, quindi io innanzitutto aprirei le domande, domande di tipo, non so, addirittura anche se qualcuno volesse provare a fare lui qualche cosa su mix and match in diretta, in condivisione schermo, quello che volete, insomma. Anche la semplice ricerca di match di date e fare la conferma è la prima tipica operazione con cui uno si prende un po' la mano sul sistema. Ma è un'operazione banale, cioè richiede tanto tempo, però è un'operazione banale. L'enciclopedia di arti ce n'ha diverse in questo momento che si possono fare. Mm-hmm. Comunque, abbiamo comunque visto la forza della riconciliazione fatta con criteri, diciamo, non automatici, no? Cioè, con tutto il lavoro che ci può mettere il catalegatore, come mi piace sempre dire. Impagabile. È un lavoro semplice in generale, però richiede tempo, più che altro richiede tempo, voglia, certo. E diciamo, nulla vieta ovviamente anche di focalizzarsi su uno specifico catalogo, ma anche, diciamo, comunque su un ambito tematico, che so. Sì. Per esempio si può lavorare molto per diciamo, l'ambito italiano, lavorando appunto su SBN, Vaticana e altre web, realtà nostre. Si scoprono anche interessanti autori in comune a diverse cose italiane, come mi piace sempre dire, l'archeologia, per esempio, in ambito romano, spettacolarmente condivisa, no? Sì, sì. E poi appunto è un lavoro che, diciamo, torna utile anche a più entità diverse, insomma. Sì. Quindi, la dimostrazione della importanza della cooperazione che necessariamente viene fuori, no? Nell'interdeta. Esattamente. Quindi appunto chiarimenti, suggerimenti, volontà di provare in diretta, non lo so, come preferite. Alcuni hanno già un po' di manualità qui, per esempio penso Veronica, no? Sì, un pochino.
pochino. Sì, sì, sì. Beh, è anche molto divertente. Ah, certo. Sì, c'è chi lo fa un po' per distendersi a volte. Sono dei momenti che è veramente... Andare avanti qualche elemento. Questi elementi, insomma, sì, un po' di piacere alla fine. Sì, sì, come? Ci sono cose che hai già fatto, quali, Veronica? Oddio, in questo momento non mi viene, però... No, intendo la tipologia, no? No, sempre di persone. Nel senso, sempre persone, sempre, esatto. Sì, sì, sempre sì, con persone. Uh-huh. Io giusto stamattina ho completato l'abbinamento di un'enciclopedia relativa, un'enciclopedia storica. Quindi c'erano anche battaglie, popoli... completata. Sì, dentro Mix and Match si possono andare a recuperare poi a gruppi, diciamo, e cataloghi per vedere cosa c'è, no? Quindi che lavoro si può fare di interesse, cataloghi raggruppati vari, secondo sì, vari criteri, e quindi si può vedere il loro stato, quanto sono stati lavorati, eccetera, e quindi dire, vabbè, posso contribuire a questo. Che anche quello che io dico spesso, interessa, ad esempio, è che so... Se uno si vuole anche impratichire di una lingua che sta studiando, che so, il croato, per dire, uno si prende il dizionario biografico croato e a lei si diverte un mondo. Sì, sì, sì. Poi, come hai mostrato in un attimo solo, però mi è sembrato significativo, è l'appoggio che ti può dare il Google Traduttore o qualunque traduttore che uno abbia associato, no? Sì, 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 al browser. E questo è abbastanza importante perché aiuta, per esempio, a capire dai titoli delle opere il campo dell'attività, insomma, di chi esatto, si tratta, eccetera. Sì, sì, quindi sì, fare il match sull'attività. Non so se volete che io mostri un altro elemento, però diciamo... Possiamo mostrare anche come si può fare la creazione senza, un po' così a caso, no? Elementi, soprattutto persone da creare, c'è un sistema simpatico di mix and match che te li offre pescandoli un po' a caso. Ho provato prima, solo che avete visto che c'era solo la Vaticana perché aveva questo nome, esatto, peculiare. Esatto, però c'è anche il metodo per non, senza partire necessariamente da un catalogo, gli chiedi a mix and match che c'è da fare. E allora può tirare fuori il materiale e la soluzione analoga a quella che c'era invece, mi ha fatto vedere Camillo prima. Mm-hmm. Mi capita anche molto spesso di utilizzarlo quando sto creando una nuova voce e avendo già inserito comunque lo script nei gadget, immediatamente faccio il match con le voci comunque giuste, nel catalogo, i cataloghi giusti. Insomma, quindi è anche un momento quando crei la voce, poi fai l'associazione anche, insomma, in maniera immediata, insomma. Sì. Si può anche, diciamo, vedere gli elementi da creare, probabilmente da creare in comune tra più cataloghi, ad esempio questo è un incrocio anche tra l'Iris dell'Università di Pisa e la Scuola Biblica di Gerusalemme, per dire, qui vedete alcuni omonimi che sarebbero da creare in entrambi, tipo questo, se io prendo questo Bernard Dove Cooperman, che mi pare quello meno ambiguo tra tutti, che poi in realtà, ecco, vedete, non è nemmeno da creare, però ad esempio qua mi propone vari possibili abbinamenti, ad esempio questo qua di Aur, per dire, direi che è sicuro, del 46. Poi ecco, professore universitario ad esempio non mi dice molto, quindi potrei anche questo qua dell'EBAF in realtà direi che è buono, però più che altro io dovrei entrarci dentro, capire che cos'è oltre ad essere professore universitario, ecco, storico, già meglio, quindi ok, e a questo punto che so, se cosa mi dà un IP per dire? Un IP mi dà, oddio, qua mi sa che no, qua c'è un problema... No, qua ad esempio è un problema di un IP e lo segnalerò, questo non è, no, non è lui, però tipo l'anagrafe degli studiosi di storia moderna, questo è lui, insomma, dipartimento di storia, quindi questo lo posso abbinare, e così come credo di poter abbinare anche questo qua, vediamo un po'.
Modern Europe, sì, Modern Europe va bene, UNZ è andato. E, però ad esempio se io qui cambio la selezione e al posto di un IP ci metto il catalogo che ho creato ieri di Udine, tipo, vediamo un po' qual è il catalogo di Udine, il numerino. Allora, se io mi prendo 50107, cioè 507 meglio, ok, e lui si ricarica, ecco qua. Qui abbiamo invece Scuola Biblica di Gerusalemme con l'Iris dell'Università di Udine. Se entro tipo in Simonetta Minguzzi, c'è un esempio, eccoci qua. Mi dà 5 Simonetta Minguzzi che devo capire se sono la medesima persona. Come faccio? Sostanzialmente ci entro una per una, anche se le probabilità che sia la stessa persona sono altine. Però noi ci entriamo una per una, adesso le vediamo, giusto per vedere come facciamo. Allora, questo qua sono i polacchi, decorazioni geometriche del mosaico romano, quindi archeologia. PIAC ci dà mosaici pavimentali, quindi sempre mosaico, allora, perfetto. Scuola Biblica di Gerusalemme, ceramica proveniente dagli scavi, quindi comunque archeologia. UPSA, Salamanca, marmi della Basilica di San Marco, andato. E l'Iris dell'Università di Udine, che ha 83 record bibliografici, vedete che è tutta archeologia. E quindi, molto felice, io seleziono tutte le checkbox e invio la creazione. E a questo punto, Mix & Match, vedete che diventano opache, ci pensa sopra e dopo, anche relativamente poco, crea l'elemento che poi io andrò ad arricchire. Questo peraltro fa parte anche del progetto Iris, come sapete. E quindi ho Simonetta Minguzzi qui, aggiungo le cose presenti nel VIAF, metto che è femmina, di nome Simonetta, cognome Guzzi, una Z in più, ok, scritto in italiano, e poi vado a cercare informazioni in Google. Dopo questo probabilmente chiudiamo, abbiamo la prima pagina, è una pagina che sembra abbastanza dettagliata, sperabilmente, archeologia cristiana e medievale, ok. Scavi archeologici vari, ok, beh, questa comunque si può citare, quindi descritto nell'URL. Vediamo un po' se me lo prende. Cosa? Descritto nell'URL, eccolo qua, in lingua italiano. Quindi poi ci mettiamo occupazione archeologo cristiano, ricarica. Nel frattempo cerco se abbiamo anche una data di nascita, così tanto per, non si sa mai. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo una cosa che probabilmente mi vuole, che non mi lascia prendere, ma che perché probabilmente bisogna scaricarla. Curriculum, non si sa mai. Qua è un curriculum sull'Università di Udine che invece mi ha scaricato, ma comunque. Però questo si può usare come URL del curriculum vitae, quindi aspettate che me lo copio. Perché comunque noi possiamo anche linkare i curricula, che è una cosa buona. Quindi appunto ce lo mettiamo. Vedete, curriculum vitae, indirizzo, lingua italiano. Paese Italia mi pare ormai abbastanza scontato. Non mi pare svizzera italiana. Oh, forse questo qua su Doc Player. Oddio, Doc Player. Però vabbè, vediamo un po' se trovo un'altra fonte che mi conferma la data. 57. Questa qua, perfetto. FVG, vedete, nata a Bologna, 2 marzo 57. Ottimo. Quindi, allora, data di nascita, 2 marzo 1957. URL di riferimento, consultato oggi, nata a Bologna. Vediamo un po'
se l'ha preso, l'ha preso, l'ha preso, ora l'ha preso, ricarichiamo, andiamo a confermare che archeologa cristiana sulla base di questa fonte, andiamo a confermare che è nata a Bologna copiando da qui a qui, dopodiché mettiamo in cima Italia Christian Archaeologist 1957 e qui ci mettiamo archeologa cristiana. Allora, bello. E questo comunque è andato a prendere, vedete, vari titoli, vari membri del VIAF, mi paiono anche un po' pochi, non vorrei che per caso ci fosse un duplicato nel VIAF, vediamo un attimo, giusto per togliermi il dubbio, perché mi paiono pochini. No, sono solo questi, perfetto, va bene. Vari membri del VIAF e varie altre biblioteche sparse per l'Europa, perché appunto Gerusalemme, Salamanca, Roma, più l'IRIS dell'Università di Udine, dove poi abbiamo anche tutta la lista delle pubblicazioni varie. Quindi, insomma, un bel lavoro. Ecco, e su questo ancora io ritengo. Non è da escludere che abbia un ORCID, magari in ORCID.org ci siano anche altre pubblicazioni, per esempio. Ma diciamo però, che su archeologia non voglio, ho troppa speranza. No, per carità, non voglio essere, diciamo, dire adesso fallo, no? Però che questo tipo di operazione, cioè, può andare veramente molto lontano. C'è un ORCID in vuoto, c'è un ORCID vuoto con il no public information available, che esatto. È probabilmente lei, ma di fatto. Sì. Anche se fosse lei, comunque serve poco. Spesso il nome è presente in ORCID, ORCID, che dir si voglia, però perché è stato creato automaticamente all'istituzione. Poi l'interessato non ci ha mai messo dentro nulla, l'istituzione nemmeno, e quell'ORCID è lì. A fare bella figura, ma è inutile. Esattamente. Bene, grandioso, direi che abbiamo fatto. Qual era quel sistema che ti lancia i mix and match, che ti li fa vedere lui, che dicevi, Stefano? Cioè non... ti propone dei match. Ah sì, Camillo, lo puoi fare vedere o faccio vedere io? Vai tu. Scusate la curiosità. No, quello è puramente, diciamo così, puramente divertente, diciamo, no? Allora, mix and match nella pagina principale, eccolo, a qualche parte dice potenziali elementi da creare solo umani. È questo qui. E quindi ne prende un gruppo, addirittura se non ricordo male in qualche posto, ma non sono sicuro, riesce a dirgli con quanti minimo... possibili. Lì ce n'è uno da confermare. No, vabbè. Carino. In questo caso non c'è da creare, come vedi, ma c'è solo semmai la possibilità di associare anche a questo nuovo, relativamente nuovo catalogo della Salamanca, questa, e quindi dire ok. Quindi non è una creazione questa qua, ma solo conferma, qualora lo confermassimo davvero, no? Andando a fare un controllo sulle pubblicazioni, per esempio. Uh-huh. E invece tu fai prossimo set e vediamo se ci capita, siamo fortunati. Ecco, in questo caso qui sono tanti, però è il caso in cui è pericolosissimo dire ok. Se tu qui, guardate quanti sono, se Antonio Garcia in questo mondo, almeno di Wikidata, se tu qui seleziona le checkbox tutte e crei, hai fatto conflazioni gratuite spaventose. Quindi in questo caso non bisogna assolutamente procedere, perché sarebbe effettivamente il lavoro di controllo immenso, e quindi togliere le spunte sarebbe un po' troppo. Nomi perché così perché poi alcuni ne esistono, sono destinati a essere poveracci, diciamo. Chiaramente questo 50, vediamo un po' se c'è qualche coincidenza di date, potrebbero, no, essere giusti. Per esempio questo 49, l'abbiamo visto uno il 49 più sopra, anche di due biennie tra l'altro. Non so potrebbero, potrebbero, però sappiamo bene che con i nomi, per esempio, che non ne hanno, gli spagnoli che non hanno neanche il secondo cognome, c'è proprio da avere paura. Quindi uno non fa nulla in questo caso, fa un prossimo set e via, e va avanti cercando possibili cose da... Probabilmente in realtà bisogna solo confermarne alcune. Creare. Una domanda,
Ma Mix and Match lavora soltanto sui cataloghi, nel senso che le associazioni sono soltanto derivanti da informazioni contenute in... Okay. Senza dubbio, sì. Cioè lui ha questo set di cataloghi che vede, che conosce in un enorme database suo, no? Che viene alimentato dai nostri caricamenti, no? Quando noi costruiamo una tabella di, poi la mandiamo dentro Mix and Match, magari associata a una proprietà, aumentiamo questo grande sistema di Mix and Match. Perché io pensavo un pochino ad Olaf, con cui ho lavorato sicuramente di più, a Olaf che fa un lavoro simile. È analogo, però Olaf c'è proprio tutta la linea dove andare a cloud. Quindi sì, è analogo, anche... scusami, ti ho interrotto. No, prego, scusami, vai. Analogo, ma lavora tra Wikidata e un altro catalogo che non è in Mix and Match, che è quello del CCD, no? Sì. Giusto, e quindi diciamo ti fa il lavoro come se tu stessi lavorando su un solo catalogo del Mix and Match. In questo caso invece stiamo lavorando su più di un catalogo in contemporanea, no? Uh-huh. Perché sono tutti quelli che vede Mix and Match riguardo a Thomas Clark Pollock. Esatto. Tutto lì. Quindi potenzialmente, cioè, il lavoro alla fin fine nei leak and data, il grande lavoro che possiamo fare noi con la nostra testa è appunto la riconciliazione. Esatto. Qualunque strumento usiamo è un arricchimento vero e proprio con cui diamo alle macchine la possibilità di parlarsi tra di loro e quindi costruire percorsi di ricerca e riuso dei dati, eccetera, eccetera. Impareggiabile, perché nessuna macchina lo può fare. Ok, quindi forse possiamo... Ci fermiamo qua, direi. Senza di domande possiamo chiudere. Penso di sì.